you stare into my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? I stare right back at yours and it makes me wonder, why is he here all alone? Buongiorno, buongiorno ragazze. Allora, innanzitutto vi volevo dire una cosa. Vedrete successivamente a questa delle clip relative al mio viaggio di ieri. Ci siamo avventurati nonostante l'allerta meteo, quindi due pazzi che si mettono per strada, che si mettono in strada, appunto nonostante il divieto assoluto di farlo. Perché comunque io dovevo andare a fare una visita importante, abbastanza importante, quindi non ho voluto rimandare perché è veramente difficile avere gli appuntamenti. Pensate che questa visita l'avevo prenotata 2 mesi fa, quindi sinceramente non mi andava di rinviarla perché poi non avrei mai, perché poi comunque chissà quando me l'avrebbero ridata. Quindi ci siamo avventurati e avevo ripreso alcune clip durante il viaggio, vi avevo spiegato questa cosa che vi ho detto adesso, ma inspiegabilmente quelle clip sono scomparse. O la videocamera non ha registrato oppure io non ho schiacciato semplicemente rec. Quindi ve lo spiego qui e vi lascio alle clip in cui vedrete la sera successiva in cui il tempo si era messo male, si era messo malissimo, quindi si presagiva questo rovescio e questa, diciamo, questa perturbazione che praticamente ci ha seguiti come la nuvola di Fantozzi per tutto il viaggio. E poi la mattina seguente vedrete in che condizioni era la strada. C'era l'acqua veramente altissima, abbiamo dovuto attraversare molte zone con l'acqua alta. Comunque adesso lo vedrete, quindi vi lascio al clip con me, ci vediamo molto dopo. Stiamo guardando vari fiumi, attraversando torrenti, però ce la faremo, siamo positivi. Ecco, abbiamo guardato l'ennesimo fiume. Ok. Un faro che brilla in mezzo alla tempesta. Quest'amore. Comunque ragazze, sono circondata da positività. Mia sorella mi ha scritto alle 5:30 di mandarle il numero di targa. E poi... Bene, grazie! Si vedeva la macchina galleggiare in bar. Giusto, è un giusto modo di incoraggiare due persone che si avventurano così. E poi Francesco, vedendo una fila di macchine ferme con le quattro frecce, ha detto sicuramente è caduto un ponte. Bene! È la cosa... Guardate il... no, non si vede. Non so come farvi vedere il mare, che praticamente è quasi rasente il cielo. È molto alto, gonfio. E vabbè, comunque questa è una zona abbastanza calma. Non c'è nemmeno pioggia, miracolosamente, meno male. C'è stato un pezzo in cui ho avuto un po' paura perché c'era l'acqua altissima. E niente, lì ci siamo un po' spaventati, infatti stavamo pensando di tornare indietro. Demordiamo e continuiamo il nostro viaggio. Come vorrei essere nel mio letto, sotto le pezze. Alla fiera del sud, un bel giorno, la nostra Carmela all'ospedale si recò. E venne il reumatologo che mandò dall'ematologo, che la mandò dal microcitemmologo, che la mandò dal nefrologo, che la mandò dal tricologo, che la mandò dal endocrinologo, che al mercato mio padre comprò.
One eternity later. Visita fatta. Risposte più o meno avute. E quindi vabbè. E adesso non lo so cosa faremo. Vediamo un po'. Vediamo com'è il tempo a tornare a casa. Ma credo che mangeremo a casa, no? Ce la facciamo a rientrare. Sì. E quindi questo. Ok, adesso mi rilasso un po' perché tra il viaggio stamattina con quel tempaccio, l'ansia come al solito degli esami, delle analisi e dei, insomma, della visita e tutto, sono piuttosto stanca emotivamente. La dottoressa mi ha detto che sono un leone. Questo non me l'aveva detto ancora nessuno, un leone. Comunque ragazze, ce ne fossero di dottoresse come questa qui, come questa del reparto di microcitemia a Reggio, una dottoressa scrupolosa ma contemporaneamente umana, una cosa meravigliosa. Intanto ascolta quello che le dico, dà delle soluzioni, le cerca insieme a me, mi tranquillizza e contemporaneamente mi prospetta anche le situazioni eventualmente gravi. Però devo dire che la cosa che più colpisce è l'umanità, agli occhi proprio buoni. E comunque un medico deve essere bravo, su questo siamo d'accordo, cioè non è importante che sia umano ma che sia bravo, ma anche l'attenzione verso il paziente è fondamentale, il fatto che comunque risponda, che mi dia dei recapiti, che mi faccia mi renda tranquilla da questo punto di vista, a differenza per esempio della dottoressa di Messina, della mia dottoressa di Messina, alla quale ho chiesto un consulto urgente una settimana fa tramite mail, perché non sia mai che io abbia il suo numero di cellulare o comunque un recapito attraverso cui io possa parlare. Del resto è solo un cancro alla tiroide, quindi cosa volete che mi serva un'endocrinologa, oncologa, un cazzo, vero? Quindi dopo una settimana in cui le ho scritto e le ho richiesto un consulto urgente senza il quale io non posso procedere in una determinata direzione, io ancora non ho avuto risposta. E dobbiamo anche stare attenti a come parliamo, perché se si dovesse magari inalberare o offendere rispetto a quello che le chiediamo, se non abbiamo i modi giusti, i toni giusti, il giusto tono di lecchinaggio nei suoi confronti, perché noi comuni mortali, noi pazienti, noi persone che abbiamo bisogno di assistenza medica, siamo solo una palla al piede per loro, ecco, per alcuni, attenzione, ecco, se sbaglio i toni è finita, perché poi si inalbera, risponde male, eccetera. Quindi questa è la situazione. E non parliamo dal punto di vista reumatologico, perché io, la cosa fondamentale per me sarebbe avere un reumatologo che ha tutta la mia situazione sott'occhio e che mi sappia indirizzare, indicare, dare delle risposte. Non ne parliamo ragazze. Se non fosse stato per questa ematologa che mi ha visitato anche oggi, io non avrei saputo tante cose importantissime e non le avrei nemmeno prese tra virgolette in tempo, perché poi è tutto relativo in questa maledetta malattia. Per cui ragazze, io potrei fare la lista di tutti i medici che frequento, è davvero, è una situazione penosa, ma non è una situazione del sud alla fine, ecco perché comunque tante tra voi mi dicono vai al nord, vai al nord, vai al nord. Col fatto che io ho i social e comunque sia YouTube che Instagram, ricevo tanti commenti e tante testimonianze di ragazze anche del nord, anche di Milano, anche della famosa Humanitas, ovviamente probabilmente saranno più avanti, probabilmente i tempi di attesa saranno inferiori, non lo so, però secondo me tutto il mondo è il paese, perché poi la solfa è sempre quella un po', la solfa è sempre quella, ed è per questo che non mi prendo, ed è per questo che non prendo armi e bagagli e parto così all'avventura. E anche perché non è facile, ragazze, io già qua per spostarmi spendo un sacco di soldi, perché io mi sposto tra Reggio, Messina, Catanzaro, eccetera, quindi già così
poi i tempi, il dover stare fuori casa molte volte, tante cose ragazzi, non è che è così facile che una persona si svegli la mattina e dica vabbè vado all'Humanitas, oppure vabbè vado a Potenza, vabbè vado in Basilicata, vabbè vado a Roma, non è facile. La patologia fa una volta al mese, una volta ogni 3 mesi, tu sei qua. Anche perché giustamente come dice Francesco io non ho solo una patologia, ma purtroppo questa malattia autoimmune si sta un po' divertendo ecco, con me. E quindi ecco, io mi devo un po' spostare, andare dai vari medici, eccetera. Non è facile spostarsi dal sud, dall'estremo sud e andarsene così al nord. Senza contare che comunque Francesco lavora. Non può lasciare, già così lascia il lavoro ogni 2 per 3, perché comunque io ho bisogno che mi accompagni qualcuno e non ho altre persone che lo possono fare, non le ho. È un casino ragazzi, non è così facile come magari può sembrare. A volte mi arrivano questi messaggi, scusa ma perché non vai al nord? Ecco, perché non è una settimana? Non ci avevo pensato. Speriamo con l'aiuto di Dio di risolvere almeno qualcuna delle situazioni che devo fronteggiare giornalmente purtroppo. E poi purtroppo non mi aspettavo questa cosa nella vita, sinceramente sono sincera, non me l'aspettavo, ma è arrivata e bisogna fronteggiarla come si può al meglio. Vabbè, adesso noi ci stiamo rilanciando invece dell'allerta meteo, siamo proprio impavidi. Il tempo non promette niente di buono, nemmeno da questa, cioè nemmeno a tornare, quindi non si è un po' calmato il tempo, però io in compenso sto pensando, scusate i cambi di luce ragazze, non è colpa mia ovviamente, ma nel frattempo io ho pensato, mi è venuta voglia di pasta, di tagliatelle ai funghi. Bene, una coda chilometrica. Si è rotto qualche ponte? No, c'è solo la parola rossa. Ah, c'è solo la parola rossa. E non sarò mai una buona reporter. Ragazze, non sapete che cosa abbiamo appena superato. Siamo arrivati in prossimità del ponte che stamattina Francesco dava per crollato. A ritornare però. Questa volta c'erano i poliziotti fermi là davanti e varie forze dell'ordine con tutte le palette fermi, che praticamente ci dirottavano, ci facevano ritornare indietro, dicendoci che non si poteva passare da questo ponte perché c'erano i mezzi che spalavano l'acqua. Praticamente l'acqua era alta quanti metri? Alta 50 centimetri quest'acqua, non lo so, un metro, ci ha detto il poliziotto. E ci ha fatto ritornare indietro, ci ha detto andate in un bar, nel frattempo state mezz'oretta così e poi ritornate, vediamo se si passa. Noi siamo tornati indietro, però poi abbiamo riflettuto. E ci siamo detti, ma dove cazzo stiamo andando? E siamo tornati indietro. Mentre stavamo tornando indietro, per aspettare ovviamente in prossimità del fiume, del guado, mentre stavamo tornando indietro, ci siamo resi conto che avevano riaperto la strada, quindi si poteva di nuovo procedere, per fortuna, quindi siamo stati fortunatissimi. Però ragazzi, avrei dovuto riprendere, in pratica eravamo tipo dentro un fiume con l'acqua che arrivava a metà macchina, e tutta una serie di forze armate, mezzi intorno a noi, una scena apocalittica ragazze, quando fa 2 gocce in Calabria ci combiniamo così. Oddio, non è che siano state proprio 2 gocce in realtà, e in tutto ciò la mia preoccupazione più grande sapete qual era? Tu l'hai capito qual era? Certo, non prendevamo i funghi per la... che non potevo andare a prendere i funghi perché chiudeva la bottega. Bene, adesso comunque sono fiera di avere 2 teste come le nostre, dure come non si sa cosa, per
praticamente ci hanno detto di non tornare indietro e noi siamo tornati indietro. Proprio contro ogni evidenza. Contro la taglia delle funghi. Io non potevo fermarmi. Mi devo fare tagliatelle ai funghi. Funghi in cottura. E voilà. Sono quasi le 5 di pomeriggio, io devo andare al dentista, quindi questa giornata è dedicata ai medici. Vabbè, devo andare a vedere la situazione Byte, il controllo dopo 15 giorni, devo fare oggi il controllo dopo 15 giorni. Vi volevo mostrare però prima questa felpina qui di H&M, molto molto carina ragazze, pagata veramente pochissimo, in più con lo sconto per il mio compleanno, molto bella, calda, felpata, questo colore beige, molto comfort, mi piace molto 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 veramente, ed è uno dei capi basic che io amo di più in questo periodo, la felpa. Comunque mi sono messa questa con un paio di leggings e le mie scarpe, ormai non le tolgo più queste scarpe, quindi mi piacciono tanto, devo comprarmi un altro paio simile perché alla fine sono quelle che uso appunto di più. Adesso guardavamo il tempo con Francesco e pare essere sempre disastroso, però grazie a Dio dobbiamo andare qui nei paraggi, quindi andiamo, abbiamo fatto di peggio stamattina. E mi diceva lui che nel fine settimana ci sarà un ulteriore peggioramento, ma ormai prendiamo tutto come viene. Ok, dai, andiamo. Andiamo, venite con me. Benissimo ragazze, siamo arrivate alla mattina successiva al disastro. Ieri sera addirittura il mare ha portato sulla spiaggia una barca a vela, quindi una barca a vela tra l'altro nuova. Non so che fine abbiano fatto le persone che c'erano dentro, veramente molto triste tutto ciò. Un tempaccio, e pare che questo weekend vada anche a peggiorare, per cui io penso che me ne starò rintanata e poi la settimana prossima ricominceremo un po' il tour che sapete, non lo voglio nominare più. Tornando ad oggi invece, avete visto, stamattina c'è un bel sole, io mi sono pulita il forno finalmente dopo tanto tempo, me lo sono pulito per bene, ho smontato lo sportello davanti, ho pulito il doppio vetro, insomma me lo sono pulito bene perché pare che rifunzioni, meno male. Francesco ha smanettato un po', ve l'avevo detto, e l'ha risistemato. Io pulisco il forno con questo prodotto qui, ragazzi, che è un prodotto di Stenon, Oven si chiama, ed è una mousse detergente intensiva per il forno. Vi devo dire che ho provato di tutto di più, vi ho fatto vari video precedenti in cui appunto provavo tutti questi metodi e tutte queste diverse categorie di detersivi, quindi naturali, non naturali, bio, non bio, schiumogeni, non schiumogeni, insomma ragazze ne ho provato di ogni, ma poi torno sempre a lui. Questo qui praticamente va spruzzato la sera prima al forno freddo. Io preferisco fare così, non mi piace spruzzarlo a forno caldo perché altrimenti, essendo comunque un prodotto chimico, non mi piacciono i vapori che si sprigionano, quindi lo spruzzo la sera prima di andare a dormire, la mattina ragazze passo la pezza,
Passo una pezzetta proprio se c'è da sto finale qualcosa, qualche pezzo, qualche zona del forno, lo faccio con la lana d'acciaio, sempre di Stenon. Poi passo una pezza, qui viene via tutto, viene veramente lustro, 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 toglie tutto, incrostazioni, grasso, olio, cattivi odori. Io lo adoro e vi ripeto, dopo aver provato di tutto di più, torno e resto sempre con lui perché è assolutamente il numero uno. Detto questo, io sto aspettando l'estetista perché stamattina mi devo fare piedini, gambette, sopracciglia, non lo so, chi più ne ha più ne metta. E vorrò fare, penso pomeriggio, una bella ciambella. Forse farò una ciambella alle pere perché mi piace tanto e da tanto che non la faccio. Quindi al posto di metterci le mele, ci voglio mettere le pere. Altra cosa importante, stamattina il Grinch prima di andare al lavoro mi ha detto: "Mi raccomando, se fai un video, ringrazi le ragazze per tutti gli auguri che mi hanno fatto", perché nell'ultimo video, appunto, sotto all'ultimo video l'avete tempestato di messaggi carinissimi sia qui che su Instagram. A proposito, se non mi seguite su Instagram, ragazze, seguitemi perché lì sono molto attiva, metto tantissime foto, quindi c'è una bella galleria di foto, tantissime stories, quindi stiamo in compagnia, sondaggi, curiosità, insomma, un sacco di cose. Mi piace tanto proporvi le cose che ho, che scopro, che ricevo anche su Instagram e quindi vi aspetto anche lì. Mi raccomando, se non mi segui su Instagram, fallo adesso. Detto questo, quindi io mi sistemo la zona estetista perché comunque viene qua in casa stamattina, data la situazione, io non mi sposto, quindi viene lei in casa, mi agevola in questo e ci vediamo dopo. Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. Bene ragazze, avete visto che ho fatto la torta? Questo pomeriggio mi sono imposta di farla perché sono già 2 pomeriggi che insomma glisso e sinceramente la mattina fare colazione o comunque la merenda, fare la merenda con una buona torta, una buona fetta di torta fatta in casa è tutta un'altra storia. Avevo queste pere abate che erano ideali per la ricetta e quindi l'ho voluta fare. Mi piace molto fare i dolci, lo sapete. Adesso aspetto che si cucini e così la sfornerò. Se vi interessa la ricetta, ve la scrivo nell'info box, così andate a leggerla lì. Ho un mal di testa, ragazze. Mamma mia, forse perché ieri mi ha cambiato un po' il byte, mi ha modificato un po' il byte. Stanotte sentivo come se da questa parte era un pochino più stretto, non lo so. Comunque, bisogna fare un po' di prove prima di arrivare alla versione definitiva. Ci vediamo dopo, quando sfornerò la torta. Viene un profumo, ragazze. Adesso voglio tagliare una fetta, così vediamo com'è all'interno. È ancora fumante, ma è morbida, morbida. E viene un profumo, ma un profumo. Ragazze, fate.